Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi, ma non prima di avervi presentato lo sponsor di questo video, ovvero NordVPN. Durante le mie ricerche su internet per preparare i casi che vi porto su questo canale, mi capita spesso di finire su siti che potrebbero essere non sicuri per il mio computer. E considerando il fatto che tra YouTube, Instagram e TikTok mi trovo a preparare più o meno 5-6 casi a settimana, la probabilità di finire su siti non sicuri per me è davvero molto alta. Per questo motivo mi affido ormai da tempo a NordVPN, un servizio che, tra le tante cose, vi protegge da virus e piattaforme non sicure su cui spesso ci capita di trovarci durante la nostra navigazione online. Andando ancora più nel pratico, NordVPN è anche in grado di bloccare tutte quelle ads pubblicità noiosissime che ci appaiono sui vari siti. Vi permette anche di accedere a tutta una serie di contenuti che sono riservati per un determinato paese, cosa utilissima in generale se avete in mente un viaggio o se volete vedere dei contenuti che non sono usciti in Italia, e nel mio caso in particolare per accedere ad articoli sui casi di cui vi parlo che non sono disponibili appunto qua in Italia. E tra l'altro con l'avvicinarsi del Black Friday potrete accedere ai vostri siti preferiti, quelli dove solitamente acquistate, e accedere alle offerte che sono riservate magari per altri paesi e di conseguenza offerte non disponibili per l'Italia. Proprio in occasione del Black Friday da NordVPN hanno creato un'offerta speciale. Utilizzando il link che troverete nella descrizione di questo video avrete diritto ad uno sconto esclusivo e in più 4 mesi gratis sui piani biennali. In più, se volete provare il piano Plus, avrete a disposizione NordVPN e NordPass, che sarebbe il gestore password, ad un prezzo davvero speciale. Come al solito nella descrizione di questo video potrete trovare i link che vi porteranno a NordVPN, che ringrazio ancora per aver sponsorizzato il video di oggi e noi iniziamo con il nostro caso. Per il caso di oggi ci troviamo ancora una volta in Texas, più precisamente nella città più popolosa dello stato, ovvero Houston. Con i suoi 2.300.000 abitanti, Houston è ovviamente una delle città principali e più trafficate del Texas. Ci capita in realtà molto spesso di trovarci in questa città nel corso dei vari video che vi porto sul mio canale, molto probabilmente perché è una delle 100 città più pericolose degli Stati Uniti, con un tasso della criminalità che aumenta praticamente di anno in anno. E infatti anche per il caso di oggi ci troviamo davanti a un omicidio decisamente crudo, anzi un duplice omicidio, e tra l'altro si tratta anche di un caso che ha fatto discutere per moltissimo tempo ed è un caso che viene un po' preso come esempio per parlare di certe tematiche come ad esempio la pena di morte. Il 13 giugno del 1983 un uomo di nome Gregory Trevor Scott sta aspettando intorno alle 9 di mattina un suo collega. Gregory si trova ancora a casa sua, quel giorno aveva appuntamento proprio lì davanti con un suo collega che viveva lì vicino. Quel giorno in particolare sarebbero dovuti andare a montare un impianto di sicurezza con videocamere e antifurti in una casa di Houston. Il programma era che il suo collega, un uomo di nome Jerry Dean, sarebbe dovuto passare a prenderlo con la sua macchina e poi sarebbero andati insieme nella casa in cui dovevano lavorare. Le 9 del mattino passano e del suo collega nessuna traccia, quindi tira sul telefono e chiama a casa di Jerry per sentire se va fatto tardi o magari se non si era svegliato in tempo. A questa chiamata però non risponderà nessuno e dato che Gregory abitava in realtà 5 minuti a piedi da casa di questo suo collega, decide di presentarsi a casa sua. Lui pensava in realtà che Jerry non si fosse svegliato in tempo, magari non avesse sentito la sveglia o si fosse riaddormentato. Arriva davanti alla casa di Jerry, suona il campanello ma nessuno risponde. Prova a bussare, a chiamarlo da fuori ma ancora niente. Mette la mano sulla maniglia e prova ad aprirla e si rende così conto che non era chiusa a chiave, quindi entra, chiama ancora un paio di volte il suo collega ma ancora una volta non riceve risposta. A questo punto decide di entrare nella casa e fa per andare nella camera da letto che si trovava in realtà vicinissimo alla porta d'ingresso e si trova davanti a una scena che probabilmente non dimenticherà mai più. La camera da letto era in una condizione devastante, c'era sangue ovunque, c'erano pozze di sangue per terra, schizzi sulle mura, insomma una scena davvero davvero molto cruda. Per terra c'erano 2 persone, lui in realtà sul momento non fu in grado di riconoscere nessuno, ma una delle 2 persone per terra era proprio Jerry. Ovviamente terrorizzato da questa situazione, l'uomo esce di corsa di casa, chiama aiuto e contatta la polizia.
polizia. La polizia arriverà poco dopo e analizzerà subito la scena del crimine. Fu da subito evidente che chiunque fosse entrato in quella casa aveva in programma quantomeno di rubare qualcosa. Questo perché c'era un devasto in casa, c'erano cose tirate per terra, cose rotte, insomma sembrava che qualcuno avesse messo mano alle cose, ai cassetti, non appena entrato nella casa. La stanza in cui dovevano essere avvenute le due aggressioni era, come vi dicevo, la camera da letto. Una delle due vittime fu subito identificata come Jerry Dean. L'altra vittima, fu subito chiaro che si trattava di una donna, ma in realtà per la prima fase delle indagini non furono in grado di sapere la sua identità. Questo perché dalla scena del crimine mancavano diverse cose, tra cui i portafogli delle due vittime. Quindi per quanto Jerry furono in grado di identificarlo perché si trovava a casa sua, della donna non seppero molto altro. Prima di parlarvi delle varie cose che mancavano dalla scena, passiamo un attimo all'autopsia, che verrà fatta dopo, ma è giusto per avere qualche elemento in più sulla scena del crimine. Come vi dicevo, la camera da letto era un devasto di sangue dappertutto, e questo fu subito chiaro ovviamente dall'autopsia, perché entrambi i corpi presentavano tantissime ferite diverse. Jerry era stato colpito almeno 4 volte sul retro del capo, molto probabilmente con un martello che troveranno sulla scena. Non era stato ucciso però da quelle martellate, in realtà al petto aveva altre 20 ferite che gli erano state procurate con un piccone. Piccone che verrà ritrovato conficcato nel cuore dell'altra vittima, la donna misteriosa. La donna era stata colpita alle spalle e al petto, sempre dallo stesso piccone, 15 volte. Nei primi momenti di indagini la polizia si convinse del fatto che dovesse trattarsi di una rapina finita male. Questo perché, oltre ai portafogli che mancavano, oltre al fatto che sembrava che qualcuno avesse frugato dappertutto in questa casa, mancavano anche la macchina di Jerry, una Chevrolet El Camino, e una moto che Jerry utilizzava tantissimo e che, stando alle testimonianze di quanto raccontò questo suo collega, lui teneva parcheggiata nel soggiorno. Che lo so, è un dettaglio stranissimo, cioè non ho mai sentito di nessuno che si parcheggia la moto in casa, però lui faceva così, non so se per non farsela rubare, per comodità, non ho idea. C'erano però due cose strane che non tornavano con questa ipotesi della rapina finita male. In primo luogo, non c'erano segni di scasso, di finestre rotte da nessuna parte, e come vi ho detto all'inizio, quel collega di Jerry, Gregory, era entrato tranquillamente dalla porta d'ingresso perché semplicemente non era chiusa a chiave. Quindi o le vittime avevano in qualche modo aperto questa porta ai ladri, ma cosa strana, perché era evidente che l'aggressione fosse iniziata e finita nella camera da letto, quindi molto probabilmente loro due si trovavano a letto, si stavano preparando per andare a dormire ed erano stati aggrediti, oppure magari si erano dimenticati di chiudere la porta a chiave e questi ladri erano comunque riusciti a entrare, oppure ancora doveva essere una persona che aveva le chiavi per entrare lì dentro. Altra cosa che non tornava tanto con l'ipotesi di rapina era il modus operandi, perché pensando a un ladro che entra in una casa e che magari sveglia il proprietario di casa e inizia una colluttazione, solitamente le uccisioni in quel caso sono molto più rapide, magari un colpo di pistola o magari durante la lotta uno sbatte la testa, perde conoscenza, insomma qualcosa del genere. 4 martellate e 20 picconate da una parte e 15 picconate dall'altra non erano un modo molto plausibile di uccisione di un ladro che deve prendere e scappare in fretta e furia. Parlano con i vicini, con le persone che vivevano nella zona, ed effettivamente molti di loro dicono di aver sentito un po' di trambusto verso le 3:30 del mattino. Solo che i rumori che avevano sentito erano dei colpi, che col senno di poi ovviamente doveva essersi trattato delle picconate. Non avevano sentito urla, non avevano sentito spari, quindi nessuno dei vicini si era preoccupato, aveva chiamato le autorità. Avevano semplicemente pensato che qualche vicino un po' fastidioso si fosse messo a fare dei lavori in casa la mattina prestissimo. Andando avanti con le indagini, la polizia non aveva davvero idea di chi potesse essere quella donna che era stata trovata con Jerry. Quindi provarono a prendere le impronte digitali dal corpo e a vedere se questa donna magari avesse dei precedenti e fosse già stata arrestata. E con loro grande, grandissima fortuna, riuscirono effettivamente ad identificarla. Un nome saltò fuori. La donna ritrovata in casa di Jerry era una donna di nome Deborah Ruth Thornton. Deborah in realtà era sposata con un uomo di nome Richard. Con lui aveva avuto un figlio di nome William e poi aveva anche un'altra figlia, frutto di una relazione precedente, chiamata Katie. Ovviamente il fatto che questa donna fosse sposata fece pensare alla polizia che
magari potesse essere la spiegazione, insomma, di quello che era successo. Magari il marito l'aveva seguita per vedere, o aveva il sospetto che avesse una relazione, un amante, e aveva poi deciso di aggredire i due nella casa, appunto, di Jerry. Solo che, parlando con gli amici di Jerry, viene fuori che in realtà Jerry e Deborah si erano conosciuti letteralmente la sera prima. L'ultima volta, infatti, che Jerry era stato visto vivo era stata una festa in piscina a casa di alcuni amici, e aveva conosciuto proprio lì, quella sera, davanti ai suoi amici, Deborah, che lo stesso giorno, in realtà la mattina, aveva litigato con il marito e aveva deciso, insomma, di passare un po' di giorni fuori casa. Quella sera Deborah e Jerry avevano parlato un po', si erano trovati bene, avevano deciso di passare la notte insieme a casa di Jerry, dopodiché nessuno li aveva più visti. La polizia si reca subito quindi a casa di Richard, il marito di Deborah, per parlare con lui di quello che era successo, notificargli il fatto che sua moglie era stata ritrovata morta, ma ovviamente anche per indagare su di lui. Richard in realtà fu distrutto da questa notizia, fu chiaro in realtà fin da subito ai detective che non poteva essere in alcun modo correlato a quello che era successo. Parlarono con lui, lui spiegò alla polizia che appunto avevano litigato la mattina prima e che lei se n'era andata di casa, se n'era andata per un paio di giorni, ed era una cosa che negli ultimi mesi stava succedendo abbastanza di frequente, perché il loro matrimonio non stava andando per niente bene. Gli chiesero dove si trovasse quella notte tra la domenica e il lunedì, il giorno in cui vengono ritrovati, e lui si trovava a casa con i suoi figli. I figli confermeranno tutto quello che era stato detto. Di conseguenza toglieranno Richard dalla lista dei sospettati. Il fatto è che a questo punto erano ancora convinti che la persona su cui indagare per capire cos'era successo fosse proprio Deborah e non Jerry, quindi perderanno tra virgolette un altro po' di tempo a indagare sul suo passato e scopriranno un'altra persona che presumibilmente avrebbe potuto volerle fare del male, ovvero suo padre, un uomo di nome William. Suo padre era un uomo d'affari decisamente realizzato, solo che era stato di recente indagato per una frode e per un'evasione decisamente consistente delle tasse, e in realtà di lì a un paio di mesi ci sarebbe stato il processo contro di lui, e una delle testimoni che sarebbero state chiamate a questo processo per testimoniare contro di lui era proprio sua figlia Deborah. Decidono quindi di parlare con lui, lo interrogheranno, verificheranno il suo alibi, insomma non troveranno assolutamente niente che poteva effettivamente o anche solo lontanamente collegarlo a quanto era accaduto, quindi anche lui, esattamente come Richard, viene tolto dalla lista dei sospettati. Avendo esaurito ogni possibile pista sul conto di Deborah, decidono di indagare sul passato di Jerry, e anche qua viene fuori qualcosa che poteva effettivamente essere collegata con quanto era accaduto. Innanzitutto scoprono che Jerry aveva divorziato di recente, tipo 5-6 mesi prima, con una donna di nome Sean, e lo so che solitamente Sean è un nome maschile, era il nome di questa ragazza, pensando che magari potesse trattarsi più o meno della situazione che avevano pensato con Richard, quindi magari una ex moglie in questo caso, gelosa che aveva scoperto che Jerry si era rifatto una vita, decidono di indagare su di lei. Solo che non solo questa Sean non parlava con Jerry da tantissimo tempo, ma erano mesi che non metteva piede a Houston, si era trasferito in un'altra città, c'erano persone a confermarlo, quindi anche lei viene tolta dalla lista dei sospettati. Parlando però con alcuni amici di Jerry, la polizia inizia a notare che c'è un nome che continua a spuntare in relazione a Jerry, ovvero il nome di questa ragazza, una ragazza di 23 anni di nome Carla Tucker. Questa Carla in realtà è la migliore amica di Sean, la ex moglie di Jerry, e molte persone parlano di lei alla polizia perché non aveva mai avuto un bel rapporto con Jerry. C'erano stati diversi episodi in realtà che avevano fatto preoccupare molte persone circa un annetto prima di questi omicidi. Dopo una serie di tira e molla, nel senso di litigi, perché appunto, come vi dicevo, Carla e Jerry non erano mai andati d'accordo, non si erano mai piaciuti. In un'occasione in particolare, Jerry, per farle un dispetto, aveva parcheggiato la sua moto in casa di Carla. Di nuovo, un'altra cosa che non so perché uno dovrebbe parcheggiare una moto, comunque gliel'aveva fatto proprio per dispetto. Carla si era molto arrabbiata e questo litigio tra di loro era arrivato alle mani, era diventato fisico. Alcuni giorni dopo c'era stato un altro litigio correlato a questo evento qui. Carla aveva finito col dargli un pugno in faccia e gli aveva rotto degli occhiali che lui aveva addosso in quel momento, ed era dovuto andare addirittura in ospedale per farsi togliere i pezzi di vetro. Jerry poi, per vendicarsi di
questi episodi in particolare, aveva aspettato che sua moglie Sean e Carla fossero via fuori città per una vacanza tra donne, era entrato in casa di Carla utilizzando le chiavi di casa di Carla che aveva solitamente Sean e aveva distrutto moltissime foto di Carla, tra cui l'unica foto che Carla aveva di quando era piccola insieme a sua mamma, cosa che aveva fatto molto arrabbiare la ragazza una volta che aveva scoperto questa cosa. C'era stato un altro litigio, insomma i due davvero non si potevano vedere. Con il fatto che questo nome di Carla inizia a spuntare più volte in maniera persistente nel racconto degli amici di Jerry, la polizia decide di indagare sul suo conto. Carla Tucker nasce nel novembre del 1959 a Houston, in una famiglia decisamente particolare. La situazione familiare di Carla è una di quelle cose di cui si è parlato tanto in correlazione a questo caso. Carla era la più giovane di tre sorelle ed era di tanto più giovane, nel senso che la sorella più vicina a lei aveva 7 anni in più. Suo padre era un uomo di nome Larry e faceva lo scaricatore di porto, mentre sua madre, una donna di nome Caroline, faceva la prostituta e si prostituiva, diciamo, non in una maniera tradizionale, nel senso che accompagnava varie band nel corso dei loro tour, vendendo il proprio corpo appunto durante le varie tappe del tour. Di conseguenza, per questo motivo, per il fatto che Larry lavorava come scaricatore di porto e lavorava tra l'altro moltissime ore al giorno, la madre molto spesso era in tour con questi artisti, queste bambine si crebbero abbastanza da sole, con tutta una serie di conseguenti disastri, come ad esempio il fatto che tutte e tre non andavano praticamente mai a scuola, non facevano i compiti e non erano seguite da nessuno. Le sorelle più grandi inoltre si occupavano un po' di Carla come potevano e, diciamo, accadere tutta una serie di cose decisamente preoccupanti. Per esempio il fatto che quando queste sorelle più grandi iniziarono a fumare, iniziarono a farlo fare anche alla sorellina più piccola, Carla, che in quel momento aveva 8 anni. Infatti Carla inizia a fumare a 8 anni e poi inizierà a 12 a fare uso di alcune droghe e ad avere dei rapporti sessuali con ragazzi dell'età in realtà delle sorelle. Nel frattempo in casa le cose andavano sempre peggio, questo perché, oltre alla condizione economica instabile, oltre al fatto che nessuno dei due genitori era presente per loro, in più quelle pochissime volte che i genitori erano in casa con loro litigavano, si urlavano contro delle cose terribili, insomma una situazione davvero disastrosa. In uno di questi litigi, uno degli ultimi litigi tra i genitori, il padre Larry rinfaccerà una cosa davanti alle figlie, alla moglie, e verrà fuori così che in realtà Carla non era figlia biologica di questo Larry, ma era il frutto di una relazione, un rapporto, insomma, di una notte che Caroline aveva avuto proprio nel corso di questi tour che faceva con vari artisti. Quindi se già comunque avendo 11-12 anni deve essere traumatico sapere, insomma, di non essere figli di quello che si pensava fino a pochi secondi prima essere il proprio padre, figuratevi venirlo a sapere così, cioè nel momento di un litigio, detto probabilmente non nella maniera più appropriata del mondo. Il tutto termina in un divorzio decisamente turbolento, un divorzio che finisce con la scomparsa quasi totale del padre dalla vita di Carla. Più o meno nello stesso periodo le sorelle più grandi, tra l'altro, iniziano una vita da adulte, trovano dei lavori, vanno a vivere fuori casa, quindi Carla si trova totalmente da sola, cioè potendo contare solo sulla madre che, come vi dicevo prima, faceva questi tour insieme con gli artisti, quindi si trova da un momento all'altro praticamente da sola, non che prima avesse chissà che assistenza, ma quantomeno aveva le sorelle più grandi. Come vi dicevo già prima, da sempre in realtà non era andata molto spesso a scuola, aveva fatto un sacco di assenze, ma da qua in poi questa situazione peggiora ancora di più, fino ad arrivare all'età di 14 anni quando decide di lasciare totalmente gli studi. Avendo lasciato appunto ufficialmente gli studi, decide di iniziare a lavorare anche lei come prostituta e sarà la madre stessa, Caroline, a iniziarla a questo lavoro. Inizierà portandosela dietro con i tour e a, non so che brutto da dire, però a insegnarle un po' il mestiere. Nei 2 anni successivi viaggerà con diverse band insieme alla madre, tra cui gli Allman Brothers Band, i The Marshall Tucker e gli Eagles. E più o meno appunto intorno all'età di 16 anni che conosce un uomo di nome
Steven Griffith, con il quale inizia una relazione, quindi smette di fare la prostituta. Avrà in realtà quelli che saranno il paio d'anni più stabili che conoscerà mai con questo Steven. I due finiranno anche con lo sposarsi, ma in realtà questo matrimonio non dura tanto, perché durerà meno di un anno, quindi tipo un anno e 7-8 mesi. E probabilmente a questi 2 anni di stabilità più alta che conoscerà mai susseguirono degli anni che saranno i suoi anni più bui in assoluto. Questo perché dovette affrontare allo stesso tempo il divorzio, appunto, con questo da questo Steven, ma anche la morte di sua madre Caroline. E per quanto magari con sua madre non avesse mai avuto chissà che rapporto da madre e figlia, sarà un lutto che patirà moltissimo. Aveva sempre fatto uso di varie droghe, come vi dicevo inizia a utilizzare per la prima volta delle droghe all'età di 12 anni, ma in questo periodo il suo utilizzo di vari tipi di droghe, in particolare l'eroina, raggiungerà proprio altri livelli e diventerà proprio dipendente da queste sostanze. Nello stesso periodo conosce Sean, quella che diventerà negli anni successivi la sua migliore amica. Inizieranno anche a vivere insieme, si divideranno l'affitto della casa e insieme purtroppo continueranno a fare uso di diverse droghe, inizieranno a partecipare insieme a moltissime feste e a stringere amicizie con altre persone che vivevano la vita un po' come loro, cioè facendo principalmente uso di droghe. In breve tempo questa Sean diventa non solo la sua migliore amica ma anche una sorella, la cosa più vicina che aveva a una famiglia, quindi potete immaginare comunque che tipo di legame strinse con questa ragazza. Legame che inizierà a sentire un po' messo, dico alla prova, proprio in pericolo quando Sean conosce Jerry. Come vi dicevo, per quanto gli episodi più gravi, cioè di aggressioni, distruzioni delle fotografie e aggressioni fisiche, arriveranno in realtà verso la fine del rapporto tra Carla e Jerry, in realtà fin da subito i due non si presero per niente bene, principalmente per il fatto che Carla inizia ad essere molto gelosa della sua amica. In ogni caso continua ad essere molto amica di Sean, quindi per forza di cose, uscendo con gli amici eccetera, si trova molto spesso ad uscire anche con Jerry, che ovviamente a questo punto era fidanzato della sua migliore amica. Proprio durante una di queste uscite nel 1981 Carla conosce un ragazzo con cui poi si metterà insieme, un ragazzo di molto più grande di lei, perché a questo punto lei ha 21 anni e questo ragazzo ne aveva 35. Questo ragazzo si chiamava Danny Garrett e anche lui passava la maggior parte delle sue giornate sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nonostante tutto, però, la relazione tra Danny e Carla prosegue, adesso non nel migliore dei modi, però come relazione tra loro non ebbero mai nessun tipo di problema, erano felici insieme. Questo è tutto ciò che la polizia riesce a trovare in questa prima fase di indagini sulla vita di Carla. Decidono quindi, sapendo tutto quello che era successo con Jerry, di chiamarla in centrale per un interrogatorio formale. Nell'interrogatorio Carla dirà di non saperne assolutamente niente di quello che era accaduto a Jerry. Prenderanno le sue impronte digitali per vedere se potesse esserci un qualche tipo di, diciamo, compatibilità con delle tracce che avevano trovato sulla scena del crimine, ma in realtà fu più un modo per intimidire lei, perché sulla scena non avevano trovato nessuna impronta digitale completa che potesse essere paragonata all'impronta digitale di qualcun altro. In realtà Carla a questo punto si autoproporrà di essere sottoposta a un test del poligrafo, e questo test del poligrafo verrà anche fissato per una certa data, ma alla fine poi lei cambia idea e non vorrà più sottoporsi a questo test. Non so se lo disse come, cioè per convincere la polizia che stava dicendo la verità, che non ne sapeva assolutamente niente. In ogni caso quel test della verità, nonostante io non abbia molto fiducia del test del poligrafo, non verrà mai fatto. Ora, qua in realtà succede una cosa, cioè una coincidenza enorme, una coincidenza fortunata ovviamente per le indagini, ovvero il fatto che uno dei detective che faceva parte della centrale che si occuperà appunto di questo caso di duplice omicidio, però non un detective assegnato al caso, era in realtà vissuto e cresciuto insieme
a Danny, il fidanzato di Carla. Quindi un giorno, parlando con un collega che invece era assegnato al caso, spunta fuori il nome di Danny e lui appunto si ricorda di essere cresciuto con lui. Quindi per curiosità contatta una ragazza che lui conosceva ancora, che anche lei era cresciuta nel suo stesso quartiere, che anni prima era stata la fidanzata di Danny. Le chiede in tono confidenziale se sapesse qualcosa in merito a Danny, a Carla e al possibile coinvolgimento di questi due con il duplice omicidio. Questa ragazza dice che non ne sapeva niente, ma che aveva ancora delle amicizie nel vecchio gruppo di amici e che poteva fare qualche domanda per vedere se potesse uscire fuori qualcosa. Questo passaparola che farà questa ragazza porterà diversi giorni dopo a una chiamata alla polizia. Al telefono c'era un ragazzo che chiede di parlare proprio con quel detective che non era assegnato al caso ma che aveva parlato con la ex di Danny. Ora, questo ragazzo in realtà non si identificherà subito con la polizia, la prima chiamata che farà sarà una chiamata anonima, ma il detective lo riconobbe immediatamente dalla voce ed era un ragazzo di nome Douglas, che era il fratello minore di Danny. Racconta al detective di avere la certezza che suo fratello e Carla fossero coinvolti nel duplice omicidio. Questo perché proprio nelle ore successive agli omicidi loro erano arrivati a casa sua e disse subito alla polizia che non era l'unico che poteva testimoniare e raccontare quello che era accaduto, perché sapeva di per certo che almeno un'altra persona doveva sapere quello che era accaduto, e questa persona era una delle sorelle maggiori di Carla, ovvero una ragazza di nome Cari. Douglas racconta che l'11 e il 12 giugno, che erano un weekend, suo fratello Danny e Carla avevano preso parte a una festa di alcuni amici. Questa festa erano queste due giornate, un weekend, in cui le persone che andavano in quella casa facevano uso di droga, alcol, insomma era più un punto di incontro per drogarsi insieme. Il 12 giugno sera, in realtà notte, la maggior parte delle persone se n'era già o andata o si era addormentata, e le ultime persone che erano rimaste sveglie erano proprio Carla, Danny e un altro ragazzo di nome James Lieberbrand. Non si sa bene come, ma la conversazione tra i tre cade su Jerry. Carla racconta proprio di quanto odiasse Jerry, che era l'ex marito della sua migliore amica, racconta un po' di cose che erano successe, insomma, inizia a parlare male di Jerry. E il tutto, cioè tutta questa conversazione, in realtà tutta quella notte, tutti e tre erano totalmente sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. Quindi diciamo, in questa conversazione, che inizia in maniera abbastanza, cioè, tra virgolette, normale, nel senso che stava raccontando di quanto non sopportasse una persona, sfocia molto velocemente sul violento, cioè su Carla che inizia a fantasticare e immaginare dei modi per vendicarsi su Jerry, per fargli del male. Parlando per un po' di tempo di questa cosa, decidono di fare una cosa, decidono di entrare a casa di Jerry durante la notte e rubargli la moto. Come vi dicevo, la moto era stato un elemento fondamentale per alcuni dei litigi che Carla aveva avuto con Jerry, e anche la macchina, aveva una Chevrolet, il Camino, che poteva valere dei soldi, insomma, se venduta. Il piano era quello di entrare in casa, in realtà sarebbero entrati solo Carla e Danny con un mazzo di chiavi che Carla aveva al tempo della casa di Jerry. La versione ufficiale del motivo per cui Carla aveva questo mazzo di chiavi era che lo aveva trovato, tra virgolette, quando era ancora in possesso della sua migliore amica, che viveva ancora in quella casa, e le aveva conservate, insomma, per un'evenienza futura. Mentre Danny e Carla sarebbero entrati nella casa per rubare la moto, che come vi dicevo teneva all'interno della casa, James sarebbe entrato nel garage e avrebbe acceso la macchina sulla quale sarebbero scappati, con all'interno la moto fatta a pezzi. Questo era il piano. E infatti passano le ore e arrivano a casa di Jerry poco dopo le 3 del mattino del 13 di giugno. Una volta arrivati si dividono secondo il piano, cioè James va verso il garage mentre Carla e Danny entrano all'interno dell'abitazione. Nell'abitazione è tutto buio, Jerry doveva essere addormentato, e in realtà la moto non si trovava in camera da letto, cioè non c'era nessun motivo effettivo collegato alla rapina per cui sarebbero dovuti andare nella camera da letto. Carla però voleva
farla pagare a Jerry. Voleva vendicarsi di tutti i litigi che avevano avuto nel corso degli anni. Quindi decide di entrare nella camera da letto e così, senza ragionare probabilmente, anche perché teniamo sempre in conto che a questo punto era sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti, gli salta addosso, inizia ad aggredirlo. Nonostante ovviamente Jerry fosse un uomo molto più grosso e molto più forte fisicamente di lei, e infatti giusto qualche secondo per riprendersi dallo sgomento che uno può avere, cioè se mentre stai dormendo in casa tua ti salta qualcuno addosso, riesce subito a liberarsi e a buttarla per terra. Sentendo il trabusto però, Danny arriva, e nel mentre che arriva nella camera da letto prende un martello che trova lì nel soggiorno. Arriva nella camera da letto e vede Carla per terra e Jerry in piedi davanti a lei che gli sta dando la schiena. Lo colpisce quelle 4 volte appunto con il martello alla nuca e lui immediatamente perde i sensi, si accascia per terra. Danny a questo punto esce nuovamente dalla camera da letto per smontare la moto e portare pezzo per pezzo fuori dove li stava aspettando James con la macchina. Nel frattempo Carla rimane nella camera da letto, guarda per terra Jerry che sta perdendo molto sangue dalla testa, ovviamente aveva 4 martellate sul retro della testa, e a causa ovviamente di queste contusioni alla testa inizia a fare dei rumori un po' strani, una sorta di gorgoglio. Gorgoglio che a Carla per qualche motivo dà molto fastidio e decide di uscire dalla camera e cercare in casa qualcosa per colpire nuovamente Jerry e fargli smettere di fare quel rumore. E la prima cosa che le viene a tiro nel soggiorno è proprio quel piccone. Prende il piccone, torna alla camera da letto e inizia a colpire Jerry. Lo colpirà 19 volte rispetto alle 20 che sarà colpito, questo perché a questo punto, sentendo i rumori, Danny rientra nuovamente in camera da letto e per qualche motivo invece che bloccare Carla, le prende il piccone dalle mani e dà un ulteriore, l'ultimo, il 20° colpo al petto di Jerry, che morirà a questo punto all'istante. Dopodiché Danny esce nuovamente ancora una volta dalla stanza e continua a trasportare pezzo pezzo della moto nella macchina che si trovava appunto fuori dall'abitazione. Carla rimane nuovamente ancora una volta da sola nella camera da letto. Per terra c'era il corpo di Jerry ed è solo in quel momento che si rende conto che nelle coperte che si trovavano in quel momento sul letto c'era ancora qualcuno. Qualcuno che per la foga del momento, probabilmente anche per il fatto che ancora una volta era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non aveva visto, non aveva notato fino a quel momento. Si avvicina alla coperta e la sposta dal letto e vede Deborah. Deborah, che è una donna che lei non conosceva, non aveva mai visto, non c'era nessun motivo per cui dovesse covare del rancore, una rabbia, un desiderio di vendetta nei suoi confronti. Per qualche motivo assolutamente inspiegabile, Carla prende il piccone e la colpisce in realtà a questo punto una volta sola alla spalla. Questo perché Deborah riesce a spingerla e farle cadere di mano il piccone, e per alcuni secondi iniziano in realtà a lottare fisicamente, fino a quando Danny ancora una volta, sentendo nuovamente un rumore, arriva nella stanza, nella camera da letto, separa le due, e non appena le separa Carla riesce a prendere nuovamente il piccone e inizia a colpire ancora una volta Deborah. Come vi dicevo all'inizio, in tutto la colpirà 15 volte. E una cosa disturbante, quantomeno, che racconterà poi Carla in seguito, è che ad ogni colpo di picconata proverà proprio un appagamento sessuale, una cosa molto simile a un orgasmo, lei lo descriverà proprio così. Questo è il racconto di Douglas. La persona che sentiranno subito dopo sarà Carrie, la sorella maggiore di Carla, e lei confermerà tutto quello che era stato raccontato alla polizia. Dirà che gliel'aveva raccontato proprio Carla e che anzi nei giorni successivi, cioè subito dal giorno dopo in poi rispetto a quello che era successo, gli omicidi, Carla si trasferisce da lei proprio a vivere perché aveva paura, era terrorizzata da questa cosa, da quello che era accaduto. E racconta alla polizia di essere spaventata da Carla e da Danny, perché la prima volta che si erano trovati tutti insieme dopo quello che era successo, che le avevano raccontato tutto, avevano iniziato a fare dei progetti, Carla e Danny, su come uccidere l'ex marito di questa Carrie, un uomo di nome Ronnie, e le aveva dato l'impressione che gli fosse talmente piaciuto quello che era successo, aver ucciso due persone, che volevano trovare un qualsiasi pretesto per farlo nuovamente. Entrambi, sia Carrie che Douglas, non avevano ancora detto niente alla polizia fino a quel momento, solo perché avevano
paura effettivamente dei rispettivi fratelli. La polizia chiede a Douglas se la fosse sentita di farsi mettere un microfono e far confessare, far ripetere queste cose ad entrambi, e Douglas accetterà. Quindi lo microfonano, lui va a casa di Carrie, dove c'era sia Carla che Danny, e prima parla di cose che non c'entravano niente, poi cerca di farsi raccontare di nuovo quello che era accaduto quella notte, anzi quella mattina presto, ed effettivamente sia Carla che Danny racconteranno praticamente punto punto quello che vi ho raccontato finora di quello che era accaduto quella notte. La polizia stava ascoltando quello che stava accadendo proprio lì fuori, quindi non appena smettono di parlare arrivano e li arrestano entrambi. In realtà, nonostante la registrazione, entrambi si dichiarano non colpevoli e in realtà iniziano a puntare il dito, cioè, rispettivamente, cioè uno dice che è stato solo l'altro, l'altro dice che è stato solo l'altro. Arrestano anche James. Il fatto è che James in realtà, tra virgolette, era stato complice solo ed effettivamente del furto, anzi dirà alla polizia di non avere assolutamente idea che nel frattempo che lui stava aspettando fuori con la macchina all'interno della casa stessero accadendo quelle cose. In ogni caso, vengono ovviamente arrestati e incarcerati tutti. Nonostante all'inizio Carla e Danny continueranno a dichiararsi innocenti e a dar la colpa all'altro, Carla avrà un cambio molto drastico che lei giustificherà con il fatto che, arrivata in prigione, inizierà a disintossicarsi sia da sostanze stupefacenti sia dall'alcol, inizierà a ragionare in maniera più lucida, inizierà a leggere, e uno dei libri che leggerà in prigione sarà la Bibbia. E questa lettura, stando a quello che ha raccontato, le ha cambiato totalmente la percezione della vita, della sua esistenza, eccetera. Diventa cristiana e per questo motivo decide di confessare. As you said, there's a freedom in it. When I was forgiven and I experienced that forgiveness, it freed me up inside to soar, you know, it freed me up inside to go higher and to go deeper with the Lord. But when we're holding unforgiveness, we're blocking communication and intimacy with the Lord in our own lives, and bitterness can start to take root in us. Well, when God forgave me, I think he used that forgiveness and that love to reach down inside of me and take every root of evil, every root of horror that was in me, and literally pull it up and get rid of it and go back in me and fill up with his love. In prigione, tra l'altro, lei inizierà a fondare, non so, creare proprio un gruppo di lettura della Bibbia con altre detenute, e conoscerà un uomo di nome Dana Brown, che era un uomo che si occupava all'interno di questa prigione di, appunto, insegnare, magari leggere insieme la Bibbia, fare un po' di catechismo, penso, non so se è sbagliato come termine, correggetemi se non è la parola giusta, però andava a insegnare praticamente vari aspetti della religione, a parlare della Bibbia, di varie cose, appunto, collegate alla religione. Convertita o pentita, immagino, anche per quello che ha fatto, decide di confessare. Tenete conto che a questo punto in Texas c'era la pena di morte, ma non veniva più data molto spesso in generale, in particolare ad una donna. Contate che l'ultima giustiziata in Texas donna risaliva tipo a 130 e qualcosa anni prima, nel 1863, quindi per quanto fosse una opzione, un'ipotesi molto lontana la pena di morte, finisce con l'essere proprio la proposta dell'accusa al processo. E infatti sia lei che Danny nel 1984 verranno giudicati colpevoli e condannati alla pena capitale. In realtà Danny morirà prima di essere giustiziato, muore nel 1993 per una malattia del fegato, mentre Carla lotterà moltissimo insieme ai suoi avvocati per avere un appello e una conversione, diciamo, della sentenza da pena capitale a ergastolo. E moltissime persone, ma anche esponenti pubblici, politici, religiosi molto importanti, si schiereranno pubblicamente dalla sua parte. Il Papa al tempo, Giovanni Paolo II, chiederà che venisse risparmiata, anche il primo ministro italiano al tempo, Prodi, chiederà la grazia per lei, e moltissimi altri esponenti degli Stati Uniti, e tantissime persone che erano contro la pena di morte, anche magari per motivi religiosi. Ma nonostante tutto, nonostante numerose richieste, numerosi appelli che verranno fatti, lei stessa scriverà una lettera
a Bush, che al tempo era il governatore del Texas, per chiedere di essere risparmiata. L'ultimo degli appelli che farà sarà proprio a ridosso della sua data di esecuzione, a sole 11 ore prima rispetto appunto a questa esecuzione, ma anche quest'ultimo tentativo verrà respinto. The fate of Carla Faye Tucker now rests in the hands of the Texas Board of Pardons and Paroles. It's up to them to recommend whether her death sentence should be reduced to life in prison. But it's up to Governor George W. Bush to decide if it will be. The U.S. Supreme Court has just handed down a decision. It has turned down Carla Faye Tucker's request for a stay of execution. That decision was just handed down by the Supreme Court. That means the state of Texas will move ahead with Carla Faye Tucker's execution. That is scheduled for later on this evening. Carla Faye Tucker still has one chance left. She is waiting to hear now from Governor Bush. The courts, including the United States Supreme Court, have reviewed the legal issues in this case, and therefore I will not grant a 30-day stay. May God bless Carla Faye Tucker. And God bless your victims and their families. Il 3 febbraio del 1998 Carla viene spostata nella prigione di Huntsville per appunto la sua esecuzione. L'esecuzione doveva avvenire, era programmata per essere per iniezione letale. La sera prima Carla farà il suo ultimo pasto. L'ultimo pasto chiederà una banana, una pesca e un'insalata di verdure. Le sue ultime parole saranno: voglio dire alle famiglie di Jerry e di Deborah che mi dispiace davvero tanto, spero che Dio vi dia pace dopo oggi. Poi si rivolge a suo marito Dana e gli dice: tesoro, ti amo. E dice ancora: siete stati tutti buoni con me, vi voglio bene, ora me la vedrò con Gesù, ci vediamo quando arriverete anche voi, vi aspetterò lì. Altra cosa particolare è che all'esecuzione assistette ovviamente anche la famiglia delle vittime, in particolare Ronald, il fratello di Deborah, che fu uno dei sostenitori in realtà contro la pena di morte più esposti per Carla. Questo perché, nonostante ovviamente volesse giustizia per sua sorella, nonostante una delle vittime fosse proprio sua sorella, era assolutamente contro la pena di morte, quindi fu una delle persone che scrisse ai giudici e a diversi politici per appunto far sì che Carla non venisse giustiziata. Ed è una cosa molto curiosa, non solo per il fatto che, come vi dicevo, è stata la prima donna ad essere giustiziata in Texas dal 1863, ma anche per il fatto che gli omicidi che aveva compiuto li aveva compiuti sotto l'effetto di sostanze, molto spesso viene considerato un attenuante, no? Come se non fosse stata proprio in grado di intendere e di volere. E nonostante tutto, nonostante in casi simili la condanna di morte sia stata ritirata e convertita in un ergastolo, in questo caso non avvenne per un motivo o per un altro, e Bush fu un sacco criticato al tempo per questa decisione. Carla viene pronunciata morta alle 18:45 del 3 febbraio, 8 minuti dopo la somministrazione dell'iniezione letale. Sono stati fatti in realtà molti film sulla sua vita, ne ho fatti tipo 7. Carla è una persona di cui si è parlato molto e si parla, penso, ancora molto tuttora, soprattutto quando si parla di temi come la pena di morte. Piccolo dettaglio che può essere interessante: la persona che si occupava, perché ovviamente quando avvengono queste esecuzioni c'è una persona che effettivamente svolge queste esecuzioni, e la persona che si occuperà dell'iniezione letale di Carla, poco dopo l'esecuzione appunto di lei, decide di cambiare lavoro. Rilascerà anche un'intervista e dirà che, nonostante fino a quel momento aveva creduto fermamente nella pena capitale e avesse in realtà giustiziato moltissime altre persone, dopo Carla, dopo quello che era successo, tutto il dibattito politico anche che si era sviluppato attorno, ha deciso di non voler più fare quel lavoro e anzi ha iniziato ad essere di opinione totalmente opposta rispetto a prima, e quindi assolutamente contro la pena di morte. In ogni caso, questa è la storia di Carla, una storia che trovo sinceramente molto interessante, soprattutto per i risvolti politici e gli spunti di dibattito che può tirar fuori un argomento così delicato come la pena di morte. Come al solito, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate del caso di oggi. Vi ricordo di iscrivervi al canale se siete arrivati fino a questo punto, vuol dire che il video vi è sicuramente piaciuto, insomma, quindi potete sostenere il mio canale iscrivendovi, lasciando un mi piace o un commento. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.